Mister, ti aspettavi la partita più difficile di tutte? Così è stato, sei d'accordo? L'avevo detto, questa è una squadra forse una delle più forti della categoria, però nonostante questo non ci hanno messo in grande difficoltà, anzi, io sono contento del pareggio perché quando vai sotto con queste squadre puoi veramente tracollare, però la partita l'ha fatta la mia squadra, le occasioni le abbiamo avute noi, loro hanno avuto solo questa palla attiva, è vero che anche noi abbiamo fatto su una palla attiva manovrata, poi abbiamo avuto altre due grandi occasioni col colpo di testa di Zaro e la palla all'ultimo che è passata in cima alla riga, ma la partita il secondo tempo l'ha fatta su tiro, con grande intensità, con grande manovra, avvolgenti, cambi di gioco. Il primo tempo siamo stati un po' più, diciamo, guardinghi. Abbiamo avuto delle situazioni e poi la partita si è sbloccata su una palla in addio, però noi non ci siamo scomposti e siamo andati avanti per la nostra strada. Bernardinelli, Bernardinelli, come mai non? ieri ha provato a fare l'allenamento. Quando un giocatore ha problemi che può rischiare di farsi male, preferisco di non rischiare la sua incolumità fisica e quindi io ho detto di non giocare. Era molto dispiaciuto, però meglio che uno al 100%, che è un giocatore forte anche con dei problemi. Poi se lui giocava poteva fare qualcosa di molto più lungo, perché tutte le volte che andava a allungare per prendere la palla sentiva un affaticamento muscolare e quindi gli strumenti l'abbiamo fatti, non c'era niente, però ho detto non rischi un giocatore così, specialmente un giocatore importante. Ciao mister, Ciao. complimenti. Vabbè, un tempo per parte sostanzialmente fra le due squadre. Sinceramente, il primo tempo loro Palleggiate, vi hanno palleggiate. messo un po' lì senza creare tanto, Sì, ma sfruttando vero. quell'episodio. Voleva già cambiare qualcosa quando 5 minuti alla fine, poco prima del gol, ha detto Casi, scaldati di qua di là. Poi Era stata preparata così la partita. cioè, c'è stato l'episodio. Il dato di fatto positivo, secondo me, è che per la prima volta sotto. È successo anche col Pisa, ma veramente avete provato a fare la partita contro una squadra forte e l'avete dominata nel secondo tempo. Dominata, Mi sì, sembra vero. che questo sia un No, un dato dato, esprimendo importante. anche qualità, insomma. Esprimendo qualità, esprimendo copertura di campo importante, non facendo ripartire, perché loro hanno giocatori che quando ti ripartono Certo. hanno grande qualità. Quindi faccio un complimento veramente importante ai miei ragazzi perché sono fantastici. Infatti non li cambio con nessuno. Abbiamo provato a giocare, che di solito tutti dicono che è il nostro difetto. Mi sembra di no. Mi sembra di no, perché noi abbiamo Visto creato, oggi il secondo tempo, no? visto oggi il secondo tempo, non mi sembra. È chiaro che ho dei giocatori, come ho detto, che ancora non hanno tutti i 70-80%, quindi me li devo preservare. Secondo me chi è entrato, dato quella che avevamo preparato la partita, un po' più guardinghi il primo tempo, poi sappiamo che noi andiamo forte e il secondo tempo è stata bella, è stata anche bella. Ringrazio il pubblico perché ci ha trascinato, si è creato un clima, secondo Bello, me, li bello. state trascinando, insomma, Però è bello, molto, no, no, io dico anche. la verità. Tanto oggi ho visto quasi tutto lo stadio pieno, che sono rimasto veramente meravigliato per cosa si è creato con la squadra, con me. E c'è questo binomio, noi, il pubblico, che penso che sia una cosa importante. Oggi hanno detto tutti che non si era mai sentito un calore così. E Sì, è vero. sono veramente contento. Evidentemente capiscono che i miei ragazzi vogliono fare rendere orgogliosi i propri tifosi. E poi il dato di fatto importante, comunque sì, poi c'era, si voleva strafare, addirittura vincere, magari si poteva anche vincere, però aver continuato la serie positiva credo che No, no, sia un sicuramente. dato Beh, contro una grande fondamentale. squadra, io l'avevo detto ieri in conferenza stampa, secondo me è la squadra più forte che abbiamo incontrato fino adesso, proprio per qualità di giocatori. C'è un giocatore che sì, mi ha fatto 17 gol in Serie A, Ciano è un grande giocatore, Faria ha sempre giocato in Serie A. Cioè, noi sapevamo che oggi era la più difficile, però ho detto non abbiamo paura, conteniamo un pochettino E poi ci e poi proviamo. vediamo il secondo tempo se regolano i nostri ritmi. E questo è stato. L'ultima era entrato molto bene a Palermo Schiavone rispetto alle altre volte in cui era entrato e anche per un po' di emergenza a centrocampo me lo aspettavo in campo dal primo minuto. Una Avevo scelta. bisogno di fisicità in mezzo. Ho cercato di giocare con qualità sull'esterno destro, quindi di fianco a lui avevo bisogno di fisicità, che era tight. E quindi io ho optato per questo. Poi all'ultimo avevo messo Davi perché aveva un po' più gamba E il povero Capone che per 3 volte stava per Mi entrare. dispiace, mi scuso perché quando chiami un giocatore a un quarto dalla fine e dici di entrare, poi non lo fa entrare. Però già è successo anche a Carretta, è successo a Pompetti, quindi toccherà a tutti. Io il bene del Sud Tirolo è di sopra a ogni giocatore.
Si spieghi un attimo le scelte, Crociata dall'inizio, Casiraghi in panchina, Dorazio alto, esterno alto a sinistra. Allora, tanto dovevamo avere un giocatore col destro che incocciava il sinistro di Ciano, e lì l'abbiamo tappato perché Ciano oggi non si è visto poco. Poi avevo bisogno di un giocatore di quantità che tenesse a bada in prota, perché se mettevo Casiraghi succedeva come le due azioni che è successo qui nel secondo tempo, quindi non me lo potevo permettere per l'inizio. Quindi era stata preparata così, perché dall'altra parte erano un po' più difensivi loro. Infatti Crociata ha avuto 3-4 situazioni per andare dentro, poi ancora anche lui non è al top della condizione, e quindi dopo c'è stato Casiraghi, l'ho messo lì ed è stato bravo perché ha trovato giocatori stanchi, perché gli altri li hanno stancati. Minuti, ho aspettato. Togliere i giocatori di struttura a questa squadra è difficile, perché poi vedi, i calci piazzati sono fondamentali, e quindi io ho i centrocampisti tranne Taiti e Bellardinelli, tutti di non altezza di andare alla caccia della palla, quindi prima di toglierlo ho dovuto aspettare che loro si abbassassero, togliessero Simi, e poi ho tolto anche Taiti.